Il Vangelo di questa domenica pone due problemi. La tradizione, primo, secondo, ciò che sporca l'uomo. Sappiamo benissimo che Dio ha dato i comandamenti, ma non soltanto ha dato i comandamenti, ma anche delle prescrizioni che governano completamente tutta la nostra, tutta la vita del perfetto ebreo. Cioè dire anche il modo di comportarci, come regole di Galateo, lavarsi le mani prima di andare a tavola. E che cosa era successo? Era successo che queste prescrizioni vengono lette proprio come chiara volontà di Dio, perché Dio deve entrare, l'alleanza con Dio deve entrare in tutta la vita. Ma abbiamo ragione, certo che abbiamo ragione, deve entrare in tutta la vita. E allora perché Gesù rimprovera questi farisei contro queste prescrizioni? Perché loro sottolineavano il fatto della prescrizione e non la sostanza della prescrizione. La sostanza della prescrizione, tutta la legge, è l'amore. Ma se io penso di essere salvato dall'esecuzione della prescrizione senza amore, è assolutamente falso. Io ricordo quando ero arcivescovo di Cagliari, tra le altre cose feci anche l'adeguamento della cattedrale ai nuovi modi, ai nuovi stile liturgico, per cui spostai un tabernacolo bellissimo del 600 d'argento in una bellissima cappella aragonese e rimase l'altare completamente libero al centro della cattedrale. Mi trovai in fondo alla cattedrale per la festa della Madonna, mi avvicinò un signore con un'aria arrogante e mi disse: come lei si è permesso di spostare la nostra cattedrale, di sistemare la nostra cattedrale? E diceva: io perché? Per l'adeguamento della liturgia. E come lei ha fatto questo? Dico: guardi che è un anno e mezzo che io l'ho fatto. Ma io non vengo alla messa. E allora che se ne importa se il tabernacolo è da una parte o da un'altra? A lui gli interessava lo spostamento del tabernacolo, il fatto di venire alla messa era del tutto secondario. E Dio guardi, se viene alla messa impara quanto è necessario uno spostamento di questo genere. Ed è tipico, eh? È tipico nei momenti delle riforme, fermarsi sul gesto e non andare alla sostanza del discorso. La legge c'è per attuare l'amore. Se non attua l'amore, è inutile mettere in pratica la prescrizione. Il secondo pensiero è quello: qual è l'origine del male dell'uomo? Non è sicuramente dall'esterno. Non è che ciò che entra che è male, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è l'origine di tutti i mali, per cui tutto quello che Dio fa, lo fa per purificare il cuore dell'uomo da cui escirà proprio il bene. Buona domenica, buona ricerca, buon impegno.